Ok, ciao a tutti ragazzi, siamo qui con un'altra superstar, Irene Veneziano, la conoscerete sicuramente, e che oggi ci racconterà un po' delle sue esperienze. Chiaramente se volete sapere più sul suo conto, ireneveneziano.com, e poi è molto attiva sui social, quindi avrete modo di approfondire di più su questa pianista e insegnante incredibile, che ho avuto modo anche di seguire qualche masterclass, perché non è scontato che un bravo professionista sia anche un bravo insegnante. Nel caso di Rene posso dire veramente che le due cose Grazie. combaciano. Allora, bene, volevo venire subito al punto della questione. Tu, in che anno hai fatto il concorso Chopin? 2010, sono passati 2010. 6 anni. Mamma mia, non mi ci Wow. fare pensare perché è un anno fa. Tempo passato in un attimo, veramente. E come posso chiederti come ti è nata l'idea di dire: ciao, andiamo a farci un bel viaggettino? No, beh, diciamo che da sempre Chopin è stato il mio compositore preferito, proprio fin da quando ero più giovane, più ragazzina, e quindi il concorso Chopin girava, insomma, nell'aria. Poi, vabbè, nel corso della mia adolescenza ho fatto vari concorsi, più piccoli, nazionali, internazionali, però comunque più tranquilli, e finché poi è uscito il bando di questo e ho detto, beh, caspita, se non lo faccio quest'anno va a finire che non lo faccio più, perché comunque c'è anche il limite di età, e insomma, e allora mi sono buttata e ho detto: questo lo devo provare, almeno per principio, visto che è proprio il mio compositore preferito, posso esprimere qualcosa, ecco. Tra l'altro, ma è vero, io poi non mi sono mai informato, quindi, ma è vero che lo puoi fare una sola volta nella tua vita? O è una leggenda metropolitana? Però considera che essendo ogni 5 anni alla fine ti rimangono pochissime chance, e tra l'altro quando lo fai una volta sono pochi quelli che ci ritornano, perché comunque è talmente un'esperienza pesante che è difficile tornare. Solo per farti capire, io avevo una seconda possibilità per l'età di farlo, sarei stata proprio al limite d'età. Però non l'ho fatto, ma non solo non l'ho fatto, ma in 5 anni c'è stato esattamente un solo giorno in cui ho detto: ma quasi quasi lo faccio, e invece tutti gli altri adesso. Adesso ci racconterai bene di tutta questa esperienza perché è stata così pesante. Allora, quindi eri giovanissima, quindi. Ah, insomma, nella media, adesso Ok. se guardi i dettagli poi si scoprono gli altarini. Comunque, no, un'età media, c'erano persone molto più giovani e alcune persone più grandi, quindi diciamo, sì, Sì. insomma, vabbè, dai, te lo dico, avevo 25 anni, vabbè, così. Vabbè, e poi se appunto il tetto massimo poi è 30, giusto? Io 30, esatto, sì. Ok, e quindi decidi di partire da sola col tuo insegnante, con la famiglia? Allora, beh, intanto il concorso è talmente lungo che, almeno se non hai proprio una famiglia che non fa niente, che non lavora o qualunque altra cosa, devi andarci per forza da solo, perché dovevi essere lì, adesso non ricordo esattamente, ma almeno 3-4 giorni prima dell'inizio della prima selezione. E poi ogni selezione, considerando che eravamo passati come da regolamento in 80, 81, 81, anzi sì, quell'anno, praticamente il tempo che tutti suonavano la loro prima prova passavano dei giorni e così via. Quindi è durato veramente tantissimi giorni. E tu sai bene come quando si sta fuori, soprattutto in un clima anche di tensione, così il tempo sembra infinito. Cioè, quindi mi è sembrato di essere stata un anno fuori casa. Certo, ma scusa, la preselezione veniva online con un video, no? Ti dico, infatti, tra l'altro, il tempo sembra ancora più lungo perché in realtà la prima preselezione si fa un anno prima del concorso. Ok. Per la scadenza esattamente, sì, un anno, 11 mesi prima del concorso effettivo, in cui questa prima preselezione devi mandare appunto un video, come dicevi tu, che ha come programma più praticamente la preselezione, che invece avviene dal vivo ad aprile, quindi a metà anno. Quindi Ok. questa è novembre, la preselezione dal vivo a Varsavia era in aprile e tutte le altre prove principali del concorso erano in ottobre. Quindi praticamente sembrava un anno davvero stavo lì a fare il concorso, ecco. Mamma mia. E poi niente, sei arrivata lì e l'alloggio te lo trovano loro, sono fatti tuoi, come funziona? No, allora questa è una bella cosa perché, vabbè, ovviamente i viaggi ce li
li paghiamo noi concorrenti, però l'alloggio è offerto dal concorso, sia l'alloggio che il vitto, cioè c'è lì un buffet insomma dentro l'hotel, fino a che non viene eliminato, quindi quando viene eliminato se vuoi rimanere sono affari tuoi. Però devo dire, a me è andata veramente di lusso, perché soltanto chi arrivava in terza prova, quindi proprio prima della finalissima, se non passavi alla finalissima potevi restare gratuitamente anche durante la finalissima, e quindi ovviamente io sono rimasta per ascoltare i concerti con l'orchestra, sì. È andata bene da questo ma punto lì, di vista. In quella città che è Varsavia, giusto? Si respira il clima di quel concorso anche dai non addetti ai lavori, almeno hai vissuto questa cosa qui? Questa è una cosa veramente unica, incredibile, e tra l'altro quando si va lì noi italiani ci chiediamo: ma com'è possibile che in Italia c'è tutt'altro che questo, quando l'Italia brilla di musica e di cultura, no? Lì veramente, a parte che già arriva all'aeroporto che si chiama Chopin, già questo ti, wow! ti mette nell'ambiente giusto, nel clima, e poi veramente tutti seguono il concorso, anche veramente i non musicisti, questo che è particolare, cioè io passavo per strada e mi riconoscevano le persone, anche altri, non solo me, chiaramente tutti i concorrenti, perché tutte le persone guardavano la televisione, quelli che non erano nel teatro di persona lo potevano seguire nella televisione, e i tassisti parlavano la radio, dei nomi, cioè, quindi praticamente eravamo delle star, diciamo, tutti quanti noi concorrenti, e si sentiva proprio un clima di grande amore verso questo concorso, verso il compositore, che insomma i polacchi, è... Giustamente un Dio non solo per i polacchi, è un Dio anche per noi, almeno per me in particolare sicuramente. Cavoli, che cultura differente. Qui, non so, per vedere un concorso trasmesso in diretta su Rai 1 o Rai 2, non so quante possibilità ci siano, onestamente. Vediamo in un futuro migliore. Esatto. E poi una volta lì avevi modo di provare, nell'alloggio avevi un pianoforte verticale... No, allora praticamente tutto è nato dalla scelta del pianoforte. In pratica all'inizio del concorso hai 10 minuti per provare 4 pianoforti. Devi scegliere in 10 minuti quale usare. Questo è stato uno dei momenti più brutti della storia. Perché a parte che sono tutti pianoforti meravigliosi, perché ovviamente sono tutti gran coda, ma poi non sai nemmeno cosa provare con un repertorio di più di 3 ore, 3 ore e mezza di Chopin, non sai neanche quali parti provare, se tu dividi il tempo c'hai 2 minuti e mezzo per pianoforte, e è stata veramente dura. Poi in quel caso io ho scelto Fazioli, e comunque con tutti i dubbi del caso, per cui cioè io mi sono sognata per giorni e giorni, sognavo il pianoforte, sognavo le altre marche, sognavo tutto, veramente, perché comunque non sai se hai fatto la scelta giusta, se perché, non so, sai bene che le marche sono anche importanti, però in realtà è il singolo pianoforte che ti può colpire, non colpire, infatti non era stato assolutamente l'unico che mi aveva colpito, però alla fine ho scelto per vari motivi, di leggerezza della tastiera, tocco, cioè tante cose che mi hanno, ho pensato potevano aiutarmi di più in un momento di tensione, però non è stata una scelta facile. Ecco, e quindi diciamo che una volta che hai scelto il pianoforte, di solito la ditta del pianoforte si occupava di, magari avevano degli showroom oppure delle sale studio, e davano la possibilità di studiare ai concorrenti. E poi c'era anche il conservatorio, sì, quindi insomma... Okay. Per studiare il tempo si trovava, ecco, sì, il conservatorio, adesso non mi ricordo bene, mi sembra ci fossero delle ore precise, un numero di ore massimo che si potevano fare. E la cosa difficile, ecco, già mi fai venire in mente una delle cose più difficili, cioè cosa studiare, no? Perché il problema di questo concorso è che in quel momento c'erano 4 prove davanti a te, di cui la prima era la più corta. Che vabbè, mezz'oretta, insomma, neanche cortissima, però la più corta, e poi andavano sempre in crescendo, quindi la terza prova era quasi un'ora, con pezzi anche molto importanti come la sonata, la polacca fantasia, che nella mia edizione era obbligatoria, e poi dopo seguiva anche il concerto con l'orchestra, che sappiamo bene che è un altro colosso di difficoltà, perciò iniziavi che diceva, cosa faccio? Ripasso la prima prova? Sì, però poi dice, ma poi se passo la seconda, ma poi se non ripasso il concerto fino alla fine, se dovessi mai arrivare... Come faccio a ripassarlo? Ovvio che ci si preparava prima, però certo. Il programma è più vasto. E quanto tempo c'era fra una prova e l'altra?
Questo è anche interessante perché c'era sempre meno tempo, perché all'inizio 80 persone, quindi diversi giorni, 5 giorni forse, adesso non mi sto ricordando, poi praticamente si passava in 40, quindi 40, ognuno la sua prova, tot giorni, 20, ancora meno giorni, quindi praticamente era sempre meno quel programma, sì, diciamo che così sembra veramente un incubo, però effettivamente... Ma il nome dei candidati che passavano, li annunciavano, gli esponevano tabelloni tipo scuola superiore, bocciati e promossi, come funzionava? Li annunciavano a voce, quindi c'era una specie di meeting, diciamo, con tutte le persone, ma anche i giornalisti, non solo i concorrenti, c'era il pubblico, tante persone, e con un microfono dicevano i nomi di chi passava. E sì, c'è anche tra l'altro una foto mia della prima prova in cui passo, e quindi ho fatto un gesto di esatto, e è stata poi appesa, perché tra l'altro una delle altre cose della città, che a un certo punto appendevano queste foto, gigantografie di scene del concorso per la strada. Quindi un giorno camminavo e mi sono ritrovata la mia faccia gigante per la strada. Che meraviglia! Questo quando ci fica dare importanza a una cosa, veramente bello, bello, bello. E tu avevi modo di ascoltare gli altri? Se sì, l'hai fatto, non preferivi stare per i fatti tuoi? No, non se ne parla neanche perché già hai la tensione talmente a mille, appunto perché è già un concorso importantissimo. Dopo che passa un anno che lo prepari, che fai altre selezioni, hai una carica di adrenalina che è impossibile da gestire, e figurati se ti metti a sentire gli altri, cioè una specie di suicidio, no? Quindi assolutamente non ho sentito nessuno, non solo, non ho sentito neanche me stessa. Tu pensa che mi portavo il registratore, perché in quel periodo in particolare mi registravo tutte le volte che suonavo in pubblico, perché lo trovavo molto utile per migliorarmi, per avere un parere di come era andata effettivamente, no? E invece in questa occasione mi sono registrata tutte le volte, ma non ho sentito neanche una volta cosa avevo fatto, proprio perché avevo un rifiuto. E ti dico che addirittura ci ho messo anche più di un mese, più di 2 mesi a sentire le mie registrazioni video, che c'erano già, perché chiaramente venivano pubblicate sul sito e anche su YouTube poi in seguito. Poi sei sempre troppo severi con noi stessi. Lasciamo perdere questo argomento, che se dovessi mai risentire tutti i video che ci sono su di me, probabilmente li toglierei tutti, infatti io evito caldamente di... No, infatti è il modo migliore, e non bisogna neanche, questa esperienza da youtuber, non bisogna mai neanche leggere i commenti, perché c'è sempre quello che ti fa il commento così, perché ha avuto una giornata storta, te lo lascia e dici vabbè, comunque... Sì, poi ci sono persone che... cioè usano il commento per sfogare delle loro frustrazioni, certo. E le loro invidie e tutto questo, e purtroppo noi che siamo i più in mostra di altri veniamo pugnalati certe volte assolutamente ingiustamente, e mi è successo proprio durante il concorso Chopin. Per fortuna questi commenti che mi hanno anche segnalato, perché addirittura una persona mi ha talmente attaccato in modo allucinante, insinuando cose terribili sul mio conto. Italiano? Sì, italiana, che addirittura degli amici me l'hanno segnalato, ma io per fortuna ho deciso di controllare tutto questo solo una volta tornata a casa, e meno male. No, meno male. Veramente, devo dire, su questo posso dirlo con grande orgoglio, sono stata sempre, in tutta la mia vita, una persona onesta al 100%, non sono mai scesa neanche un solo compromesso, e potevo averne anche delle opportunità, mai. Quindi io per esempio ero lì al concorso, non conoscevo neanche un giurato, i partecipanti facevano vedere foto, diversi ragazzi di masterclass, anche, cioè, con niente di male contro chi fa le masterclass, però per dire, io neanche conoscevo una persona, certo. Perciò veramente attaccarmi moralmente, cioè se mi attacchi musicalmente ci mancherebbe, ognuno ha il suo diritto di giudicare, di dare il suo parere, però moralmente non mi si può attaccare, perché sono tranquilla, ho la coscienza talmente pulita che non ho paura di niente. No. Però la fatica è proprio perché, soprattutto perché sei così, quando ti arrivano proprio delle pugnalate per ferire, è brutto. Poi alla fine, dopo un po', ti rendi conto che veramente queste persone ti fanno solo pena, perché soffrono loro molto di più, ecco.
Sì. Vabbè, ognuno ha le sue soddisfazioni. Te sei arrivata ben dove sappiamo, quella persona era dietro Facebook a scrivere, quindi diciamo che siamo su due piani totalmente differenti. Invece, tu hai detto appunto dovevi arrivare lì 3-4 giorni prima, mi hai detto, no? Ci racconti la tua giornata tipo da concorrente in ansia? Cioè, si sveglia, a che ora ti svegliavi? Allora, guarda, io lì ho avuto da subito un problema enorme di tensione, nonostante nei mesi precedenti avevo molto lavorato su questo, avevo letto tanti libri, training autogeno, tutte cose per trovare la calma, l'equilibrio, e sicuramente mi sono servite, cioè è meno male che le ho fatte, perché devo dire per me, ma praticamente quasi per tutti, anche se non sembra, tante volte chi guarda chi sono ai concorsi sembrano tutti abbastanza tranquilli o comunque niente di speciale, invece c'è dietro un mondo che neanche ci si immagina. Ecco, dicevo che quindi la tensione mi ha attaccato da subito, quindi intanto tu hai detto a che ora ti svegliavi, in realtà a che ora andavo a dormire questo era un problema, nel senso che io non riuscivo a dormire neanche una sera, non riuscivo a dormire mai, poi quando mi addormentavo facevo degli incubi, ma ho fatto incubi, non ci credi, ma tutte le notti per 2 mesi, cioè anche dopo il concorso ho fatto un mese di incubi, relativi sempre al pianoforte, alla musica, così. Insomma, è stato abbastanza pesante, però dai, poi ne sono uscita. Ecco, e inizialmente, poi mi svegliavo sempre, io non sono una mattiniera, quindi intanto non mi sveglio mai, cioè se posso cerco di non svegliarmi prima delle 9, e poi andavo a studiare, facevo un giro così, però un giro, intanto parliamo di ottobre a Varsavia, un freddo atroce, mamma, un vento fascinante che proprio, cioè sentivo, telli nel viso proprio, comunque vabbè dai, la città era lo stesso veramente molto affascinante, quindi questo è stato sempre, cioè è stato sempre bello. E niente, poi c'era il giorno della prova, cioè tutta la tua vita si concentrava su quando avevi la tua prova, e quel giorno era una cosa, cioè veramente un'esperienza molto particolare, perché uno dice vabbè, una prova di un concorso, no, allora dovevi essere lì un'ora prima della prova, ti mettevano in una stanza col pianoforte. E quindi tu dici, cosa faccio? Ripasso, certo, ma quanto, come, mi stanco, non mi stanco, cosa faccio? Veramente brutto, perché un'ora è lunga, eh? Cioè, e poi non è che potevi decidere quanto tempo prima andare, no, un'ora. Poi ti arrivava il fotografo, che ti doveva fare 5 minuti di sue foto, mentre tu magari eri lì, che facevi qualche cosa. E poi ti chiamavano 5 minuti prima della tua prova, ti chiamavano all'ingresso della sala con la telecamera dalla televisione e tra l'altro diretta internet, quindi tutto questo insomma si è consapevoli, davanti, fermi così che non si sapeva cosa fare, e avevo sempre il cameraman che rideva di me perché ero divertente, perché io con la telecamera davanti mi veniva da sorridere, da salutare, non so, invece lui diceva no, non c'è bisogno, puoi stare anche fermo. Io cosa facevo con questa telecamera davanti, insomma. E poi entravi nel palco, questo ti dico il ricordo molto intenso, perché entravi in questa sala immensa, gigantesca, e vedevi in alto, lontani, tutti i giurati, che erano 16, quindi una tavolata di giurati, capelli di Marta Argerich che venivano fuori tra gli altri. E niente, poi ti sedevi con tutte queste telecamere, insomma, diciamo che la situazione era veramente intensa, ecco. Quanto è stata lunga la camminata dal dietro le quinte allo sgabello del piano? Quanto è durata nella tua mente? Mamma mia, abbastanza lunga, e poi tra l'altro sempre problemi con lo sgabello, io mi sedevo, ogni volta non riuscivo a abbassarlo perché sono abbastanza leggera, e questo sgabello non c'era verso, devo fare quasi dei salti poco eleganti, cioè vabbè, comunque, a parte questo... divertiti alla fine, ecco, diciamo che io ho vissuto poi le prove in maniera molto diversa, queste tre prove che ho fatto durante il concorso. La prima ero molto agitata, ovviamente, quindi mi sentivo che non controllavo tanto bene le note, però ero estroversa musicalmente, soltanto che ero stata talmente appunto stressata che mi ero detta no, basta, se deve essere un incubo me ne torno a casa, cioè mi devo godere la musica, sennò cosa sono qua a fare. E devo dire se effettivamente la seconda prova l'ho vissuta un po' meglio, quindi diciamo non rilassata, però più simile a un concerto normale. E la terza prova mi sentivo stanchissima, invece proprio mi sentivo davvero distrutta,
E anche se poi questa terza prova diciamo ha suscitato dei pareri veramente contrastanti nelle persone e anche nei giurati. Cioè, ho avuto alcune persone che mi hanno detto questa è la prova migliore che hai fatto, altri mi hanno detto no, si vedeva che eri stanca, e anche i giurati, cioè, alcuni mi hanno votato benissimo, anzi qualcuno mi ha detto questa è la prova che mi è piaciuta di più e altri invece no. E quindi effettivamente io ero d'accordo con quelli no, nel senso che non ero contenta perché mi sentivo abbastanza a disagio, però comunque in generale sono stata soddisfatta anche di come ho retto la tensione. Cavoli. Questo forse non te l'ho chiesto, eri l'unica italiana di quell'edizione? No, allora siamo passati inizialmente dalle selezioni in tre, eravamo io, Giuseppe Greco e Leonora Armellini. Giuseppe Greco poi non è passato alle prove successive, invece io e Leonora Armellini siamo arrivate in terza prova, quindi insieme, diciamo, due italiane. Vi conoscevate? Sì, ci conoscevamo da tantissimi anni, io la conoscevo da quando lei aveva 8 anni, quindi vecchio, e quindi sì, devo dire che ovviamente in una situazione del genere, italiano o non italiano, è difficile che si crei un ambiente di scherzo e di amicizia, perché comunque quando c'è un obiettivo così grande, tante persone si concentrano su quello, non vogliono distrazioni, e quindi io devo dire, anche nonostante ci fosse lei, ma anche altre persone che poi ho conosciuto, anche di ragazzi non italiani con cui ho fatto una specie di amicizia, però è sempre stata molto blanda, insomma, io mi sono sentita molto molto sola in quei giorni, perché sentivo questo muro comunque da parte di tutti, alla fine sei un po' un nemico in queste occasioni. Però è normale, insomma. Posso aggiungere una cosa sulla preselezione, visto che l'abbiamo citata, c'è stato un po' uno scandalo nel mio anno che non è stato tanto messo in luce, cioè il fatto che dai video dovevano passare 160 partecipanti, così il doppio di quelli che poi passavano alle prove del concorso, e così è stato. Tuttavia, dopo una settimana hanno aggiunto solo sul sito altri 55 nomi, senza dare nessuna spiegazione, niente. Non è stato bello, eh? E niente, alla fine, tra l'altro, tutta questa cosa è andata anche un pochino, si è un po' nascosta, anche perché è stato proprio il momento in cui il vulcano dell'Islanda, non so se ti ricordi, aveva eruttato un sacco di fumo e c'era stato un grande putiferio, tanto che io sono tornata da Varsavia in aprile col treno, perché avevano bloccato tutti i voli, e quindi ho a subire dei ritardi anche ai giudizi, perché qualcuno veniva dall'estero, insomma dal Giappone, così, quindi i viaggi erano tutti un pochino ritardati, insomma, e tu con tutto questo imprevisto c'è stata un po' di copertura, ecco, di questa cosa poco carina, che però vabbè, io a un certo punto non ho voluto nemmeno indagare, perché bah, tanto è inutile, no? Cioè, sì, certo. Sì, 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 no. Tu dall'altra parte in veste di candidato concorrente non... Anzi, ti tiri solo la zappa sui piedi se provi a dire fare qualcosa. Quindi, e quando... Le cose non... Infatti. Continuare a crederci lo stesso e accettare. Accettare tutto no, però insomma... Certo. E quando poi è finita la prova ti sei sentita sollevata, oh, finalmente è andata... Sì, guarda, assolutamente sì, e tra l'altro io speravo davvero tanto di passare la prima prova, su questo proprio ci tenevo tanto perché io adoravo il programma della seconda prova, cioè innamorata di tutti i pezzi della seconda prova, e quindi proprio avevo questa voglia di suonarla che per fortuna sono passata, e poi appunto ho suonato poi meglio, insomma, del previsto, proprio perché ero molto, come ti ho detto prima, un pochino più concentrata, e poi un programma che mi piaceva molto, e solo ho potuto suonare anche la terza prova. Per me è stato veramente un traguardo enorme, speravo proprio dicevo prima, se passo in seconda prova ci vorrei tanto passare, se passo in terza sarebbe fantastico. Non speravo nella finale, poi devo dire che dopo diverse persone mi hanno detto, anche della giuria, perché poi si è potuto parlare dopo l'eliminazione, mi hanno detto, cioè col senno di poi tu saresti stata molto meglio di tanti altri finalisti. Vabbè, sinceramente quando non sono passata in finale ho sentito anche quasi un certo sollievo, perché ero talmente stanca che da una parte ti dispiace, dall'altra dici, oh, meno male, adesso è finito certo. Tutto. Mamma mia, che cosa enorme che deve essere stata per te, da sola in una terra estranea con un obiettivo così importante, che poi appunto è quello che è grande, la preparazione prima, no?
e tu in qualsiasi momento della tua prova puoi buttare all'aria, basta, cioè, lo sappiamo bene, un piccolo vuoto di memoria, perché poi lì comunque ci sono tutti pianisti eccellenti, no? Esatto. Quindi cioè, non puoi dire, ciao dai, magari vanno male anche gli altri. Beh, dai, può essere anche quello, però certo, veramente come dici tu, tutto il lavoro che fai prima, speri che veramente renda in quel momento, però ci sono talmente tanti fattori psicologici, emotivi, anche fisici, che tante volte non si possono controllare, e certo, studiare bene, studiare nel modo giusto, essere preparati ti fa, si spera che non ti fa scendere sotto un certo livello, anche quando non sei in forma. È vero che certi momenti, chi è che può alzare la mano e dire io non ho mai suonato male? Sono veramente pochi. Anch'io posso alzo la mano e dico no, io è capitato qualche volta di aver suonato proprio male, cioè certe volte può capitare, fa parte del gioco e lo dobbiamo accettare. Probabilmente il tuo male è l'eccellente per qualcun altro, però... Non voglio ricordare certi episodi che cerco di rimuovere proprio in modo consapevole per pensarci il meno possibile. Vabbè, io avevo un tuo disco, adesso non mi ricordo il titolo del disco, però era una registrazione live di un tuo concerto. Sì. E sembrava una registrazione in studio con tanto di tagli, cioè per dire. Allora, hai il CD che io ho pubblicato live, proprio si chiama Live in Torino, quello è uno dei pochi, considera quanti concerti live ho fatto che non ho mai pubblicato, quindi devi anche fare questo ragionamento, non suono sempre così, magari quello aveva un pochino meno errori e potevo accettarlo come live, ecco, però non pensare, anzi, di solito sono veramente pochi i pezzi che mi riescono come voglio in concerto, è normale, insomma, non siamo delle macchine, non siamo dei robot. E quindi qualcosa viene meglio, qualcosa viene peggio, dipende anche dalla concentrazione, del momento, tante troppe cose per controllare tutto. Anche perché anche penso che, ultimamente, magari dimmi se anche tu condividi questo pensiero o no, con la storia appunto di andare in studio di registrazione, poter modificare qualsiasi nota, rifare 4.000 take, alla fine si punta veramente alla perfezione quando fai un disco, no? E quindi appunto registrare un live, non dico pericoloso, però rispetto allo standard che si richiede oggi, magari 30 anni fa, 40 anni fa non era così, però oggi veramente... Sì, è vero, hai ragione, da una parte hai completamente ragione, nel senso che non solo... siamo abituati a ascoltare esecuzioni perfette e quindi un po' ce l'aspettiamo, no? Attraverso i CD, intendo il CD in studio, quindi il live potrebbe, come dire, dare un pizzico di fastidio, ma anche soltanto la qualità audio magari non può essere eccezionale come in studio, cioè quindi ci sono diversi fattori. È vero che per me non c'è paragone, cioè io preferisco, sempre che sia appunto discretamente corretto, un CD live, proprio perché c'è uno spirito, un'anima che non si riesce assolutamente a mettere in studio, almeno io non riesco, o comunque faccio fatica e si fatica a perdere veramente quella sensazione bella, cioè che si trova, quel calore che si trova nel concerto, è veramente difficile da ricercare in studio e da trovare. È vero. Perché è un po' controsenso, da una parte si può correggere, come dicevi tu, si possono rifare i passaggi, quindi uno dovrebbe suonare tranquillamente dicendo vabbè, se poi viene male lo rifaccio. Invece proprio per questo si sta facendo il CD, ci si fissa sulla perfezione, come se fosse lo scopo della musica, cosa che è sempre un errore enorme, e quindi a volte ci si perde proprio l'idea generale della musica o l'ispirazione o l'emozione per questo motivo. Vero. È così, vabbè. E senti un po', se c'è un ragazzo talentuoso che ci sta seguendo, che gli viene anche lui lo schiripizzo di fare il tuo stesso percorso, che cosa gli consiglieresti? In che modo si dovrebbe preparare? Quali sono le cose più difficoltose che dovrà superare? Qualche consiglio? Dici in generale o in relazione al concorso? In relazione a un concorso importante come lo Chopin. Il primo consiglio che do è di prepararsi per tempo, perché io uno degli errori che ho fatto è stato questo, cioè pensavo di essermi preparata per tempo facendo i pezzi più importanti l'anno prima, in realtà non avevo considerato un sacco di minutaggio che dovevo riempire e che ho dovuto fare in poco tempo, in troppo poco tempo secondo me, quindi intanto la preparazione anche per tempo. Io devo dire che questo per me è stato anche un'altra faccia della medaglia, è stato anche molto utile, perché ti faccio proprio l'esempio pratico, io nel mese di maggio
prima del concorso, dovevo studiare, secondo i miei programmi, il quarto scherzo di Chopin, la polacca fantasia, che non avevo fatto perché non l'avrei studiata se non fossi passata, due notturni, una polacca e due mazurche. Una cosa che sembra impossibile. Io li ho studiati tutti e a memoria e li ho provati a giugno, chiaramente in modo, diciamo, non erano certo pezzi, esecuzioni mature, però sono riuscita, studiando ovviamente tantissimo, ed è stato veramente importante per me perché io non avevo mai studiato così tante ore. Con quello stimolo ho veramente studiato tante ore, anche con una concentrazione diversa, e in qualche modo sono riuscita a farlo, e questo mi ha dato nel futuro, per il futuro mi ha dato una consapevolezza delle mie possibilità enorme, e ho accettato degli impegni successivamente che non avrei mai accettato prima, perché sapevo che volendo, se mi concentravo, se dedicavo il tempo giusto e il modo giusto allo studio, potevo ottenere dei risultati, quindi questo è stato per me molto importante. Certo. Ma solo per concludere il discorso, per me il concorso Chopin è stato importante soprattutto per questo, per la preparazione che ho fatto, lo studio che ho fatto su di me, non solo i pezzi appunto che ho migliorato e ho studiato, ma ho fatto un grandissimo, enorme lavoro sul mio corpo, sul rilassamento del corpo, eccetera, e questo mi ha portato dopo un po' di tempo, dopo il concorso, ad avere un progresso tecnico enorme, e quindi... Cioè, per me è stata la svolta, cioè questa è stata veramente la mia vittoria, è stato questo, una ricerca psicologica e fisica che mi ha dato dei risultati poi bellissimi. E comunque, a parte, tornando al nostro argomento, scusami se mi sono dilungata, quindi la preparazione, poi controllare soprattutto la stanchezza, perché questa è una delle cose che, appunto, come dicevi prima tu, si studia e poi magari al momento non si rende, tantissime volte per la stanchezza. La stanchezza ci mette dei dubbi che normalmente non abbiamo, e non ci fa rendere il massimo di quello che possiamo, quindi organizzare le energie e poi studiare bene, perché bene, e non intendo tanto, ma intendo bene, cioè cercare di sviluppare a poco dei metodi sempre più efficaci, perché è soltanto veramente se si ha la coscienza a posto, se si conosce benissimo quello che si sta facendo, soltanto in questo caso si riesce poi a gestire anche momenti difficili, come possono essere quelli di un concorso. E poi, se posso permettermi, da una parte direi crederci, quello sì, perché se non ci si crede magari non si dà il massimo, però anche prendere le cose con un po' di filosofia, perché io ho visto persone che, cioè, va bene che è uno scopo importante, ti può cambiare la vita, però, cioè, calma, nel senso che ci sono alcune persone che vivono con quello scopo e sono disposte a tutto, questo può essere anche pericoloso, ma soprattutto perché se poi, per motivi anche non dipendenti da te, non ti va bene, non è che ti devi allora certo, tutti rimangono male quando le cose vanno male, c'è sempre un po' di sensazione di frustrazione, ci mancherebbe, questo è naturale, però bisogna essere sempre pronti a reagire, a rialzarsi, e se veramente si ingigantisce il significato di una cosa che è soltanto un mezzo per avere poi un risultato, uno scopo, cioè secondo me è troppo, ecco. Certo, ti faccio una domanda, questa è una mia curiosità personale. Mettiamo caso che alla prima prova tu avessi suonato come volevi tu, cioè dicevi cacchio, cioè secondo me passo assolutamente, e non fossi passata, saresti stata felice di aver fatto una buona prova ma è andata come è andata, oppure dici no cacchio, cioè dovevo passare, come la prendi in questi casi? Allora, io sono una delle più ottimiste forse dell'universo, quindi in generale cerco sempre di pensare alle cose positive, perciò la tua domanda è una risposta per me scontata, cioè io penso, comunque vada, sono contenta di come ho suonato, sono felice che ho avuto una buona sensazione e che mi sono sentita soddisfatta, poi se non passo, pazienza, vuol dire che non mi hanno giudicato, però sarei stata comunque contenta. Certo, un po' di amarezza rimane, non è che posso negare, cioè non prendiamoci in giro. Però io sono molto più contenta quando suono secondo me bene, cioè quando mi sento bene, che poi quando magari in realtà suono effettivamente bene. Altre volte mi è capitato di sentire delle registrazioni in cui io pensavo di essere stata eccezionale, poi magari fondamentalmente non erano neanche così belle, però io ero così felice dopo aver suonato, cioè quello mi rimaneva, insomma. Sì, c'è una frase diversa, ti può capitare anche il contrario, pensi di aver suonato male, niente, dici ma scherzi, mica male. Assolutamente, c'è una frase bellissima che è: la realtà non esiste,
che è così, cioè è quello che esiste nella nostra mente che esiste realmente. Esatto, perché no? Quindi sì, e come possiamo condizionarsi? Chopin stesso diceva: cominciatevi di suonare bene, suonerete bene. Che è stato Esatto. un altro modo di. Beh, ma questo è secondo me il pensiero positivo e la base dell'affrontare il pubblico con un minimo di serenità. Se non si lavora su quello è impossibile, cioè non è impossibile, cioè magari c'è qualcuno che ha questo talento, che è un animale da palcoscenico, ci sono queste persone, però sono eccezioni. Se tu saprai benissimo che se fai un sondaggio attraverso in mezzo a tutti gli studenti e tutti i ragazzi che studiano, praticamente tutti ti dicono: ma io quando sono in pubblico mi agito, sono emotivo, ma come fai tu a non agitarti? Sai quante volte me l'hanno chiesto? E il fatto di far capire che tutti noi ci agitiamo, ma anche i più importanti, i più famosi soffrono di questo, è importante perché ci si capisce tutti, si accetta che è una cosa normale. È vero, qualcuno andrà sul palco così come se niente fosse, ma veramente sono talmente pochi che possiamo sentirci tranquilli, nel senso, ok, dai, è normale. Anzi, io sinceramente, prima di suonare, quando sento uno stato d'animo un po' così, no? Sento il cuore e dico, ok, dai, va bene, vuol dire che sono ancora viva, tutto a posto. Ecco, ma tu che hai fatto concerti, ne fai tantissimi in giro per il mondo. Domanda da profano. Ma senti che ogni volta che fai un concerto quell'ansia un po' meno o è sempre la stessa ogni volta? Allora, guarda, è un po' un discorso particolare perché allora l'ansia, non, l'ansia, chiamiamola così, è un po' brutta da dire, diciamo l'adrenalina, ok? Che a me piace sempre anche qui usare i termini giusti. Esatto. Ma perché bisogna imparare a farlo? Cioè, perché se io prima di suonare comincio a pensare che ho paura, suonerò male. Invece, se sento una sensazione, appunto dico sono viva, ho l'energia per fare qualcosa. Quindi, ecco, dunque, cos'è che stavamo dicendo? Ho perso il E filo. del fatto che ogni volta che fai concerti, se ti senti meno adrenalinica o. Questo. Praticamente è vero che quando tu suoni tante volte e fai esperienza, riesci a controllare meglio l'emozione e l'adrenalina. Questo sicuramente non posso, non si può negare che l'esperienza sia fondamentale, quindi questo sì. Ma è anche vero che non passa mai, quindi non passa assolutamente mai. E anzi, magari tu hai suonato anche 3 volte di fila bene, poi la quarta di colpo ti senti emozionato molto di più e gestisci meno quello che stai facendo. Quindi diciamo che non c'è mai una sicurezza al 100%. Sicuramente col tempo appunto si impara a controllare sia appunto proprio la gestione dei momenti difficili di un'esecuzione, quindi si cerca di, insomma, non si fanno i danni che magari si sono fatti in passato oppure comunque se ne fanno un po' di meno. Devo dire che con questo c'entra anche quel discorso che ti dicevo prima di studiare bene, perché più il metodo è efficace e più si controllano anche momenti brutti, momenti difficili che possono capitare. E il fatto di aver già studiato e soprattutto eseguito in pubblico un pezzo diverse volte ti porta più sicurezza questo nel. Non c'è paragone, assolutamente sì. Anzi, più si suona un pezzo e più matura, più ogni volta che tu lo studi per un'esecuzione pubblica, lo ristudi, lo ripassi. Io, per esempio, con la memoria sono abbastanza fissata, quindi ripasso la memoria in modo costante e continuo. Quindi ogni volta è come scavare sempre nella stessa linea e ovviamente poi rimane, cioè non c'è niente da fare. Poi il pezzo, quando lo suoni in pubblico, si sa, poi subisce una maturazione quasi spontanea. E quindi evidentemente sì, più si suona lo stesso pezzo e più ti senti sicuro. Poi certo, dipende anche dal tipo di pezzo, perché magari alcuni brani non portano lo stesso effetto di sicurezza, dipende anche da. Certo. Ciao. E invece, alla fine quindi di questa esperienza, di questo concorso, sicuramente ti avranno fatto migliaia di interviste, sia lì che forse anche qui in Italia. Poi la tua carriera, secondo te, è andata impennandosi? È sempre stato uguale? Come l'hai vissuta? No, sicuramente questo concorso è stato molto utile per me perché comunque più che altro il mio nome è stato molto più conosciuto di prima
concorso, quindi tante persone mi hanno chiamato a fare dei concerti perché ero semifinalista del concorso Chopin, quindi questo sì, tantissime persone mi hanno contattato da internet, per anche amatori, anche appassionati che mi avevano seguito. Ho fatto anche alcuni concerti bellissimi, per esempio mi ricordo che l'anno dopo il concorso ho avuto la possibilità di suonare proprio il concerto numero uno di Chopin che avevo preparato per il concorso nel Castello Reale di Varsavia con l'orchestra, quindi cioè, è stato fantastico, perciò sicuramente sì, è stato molto molto utile. Che bello. Anche, come ti dicevo prima, più utile per me è stata proprio l'esperienza di crescita sia umana che pianistica, veramente quella è stata la maggiore conquista. Certo, ma infatti io vedo che poi appunto anche dagli amatori, ma se sei in generale molto amata dal pubblico, infatti hai tipo 3 profili su Facebook con 5.000 amicizie in uno. Mi fa piacere questo, io non cerco, però se poi le persone mi cercano, con piacere scambio sempre 2 parole, mi fa tanto piacere se le persone mi apprezzano, certo, come tutti. Bene, bene, Irene, guarda, non ti voglio rubare altro tempo perché so che poi hai da fare, e non so se volevi aggiungere qualche altra cosa in merito a questa esperienza. Io penso di aver più o meno parlato di tutto, da come è nata, da come l'hai vissuta e poi come è andata a finire. E niente, tu hai registrato recentemente un disco, ce ne vuoi parlare così? Sì, l'ho registrato l'anno scorso, un CD, ultimamente mi piace fare dei CD a tema, perché mi sembra una cosa carina, divertente, per mettere insieme dei pezzi anche diversi che però sono collegati. E in questo caso ho voluto approfondire il tema dei quadri, della pittura, quindi come puoi immaginare il tema principale sono stati i quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Questo è il mio CD, te lo faccio vedere. Eccolo. E, sì, infatti c'è la copertina con me che sembra in un quadro, ma questa era una foto quale già fatta, e quindi l'ho utilizzata perché mi sembrava perfetta. E poi dentro ci sono, grazie alla mia fantastica grafica, vengono riprodotti i quadri che poi io rappresento, e ci sono, oltre ai quadri di un'esposizione, ci sono diversi autori, se vuoi ti dico solo gli autori: Dvořák, con 3 dei quadri poetici, poi un preludio di Rachmaninoff che è ispirato a un quadro. Ah. E una delle Goyescas di Granados, e poi lo sposalizio di Liszt, e infine dei 7 dai preludi pittorici di Roberto Piana, che è un compositore vivente, giovane, che scrive secondo me benissimo, e quindi ho voluto inserire anche se... Sì, e anche questa cosa qui dei compositori che ti chiamano per suonare i loro pezzi, ho visto che anche spesso c'era... come si chiamava l'altro compositore? Christian qualcosa, possibile? Che ho inciso, dici? Che ha inciso, sì. Allora, di compositori viventi ho inciso Franco Salaris. Franco Salaris, sì, ecco, mi è piaciuto tanto. Grazie, questo lui scrive musica per passione, perché in realtà aveva un altro lavoro, ma l'ho fatto in particolare per suo figlio, che adesso è un ragazzo, prima era un bambino autistico, adesso è diventato un ragazzo, e abbiamo anche aiutato un'associazione di bambini autistici. Sì, e poi anche altri compositori viventi, Remo Vinci Guerra, che è conosciuto per grande. E quando mi ha chiamato la prima volta ho visto questo numero che chiaramente non avevo in rubrica, poi ho risposto Remo Vinci Guerra, no, non ci credo, è il mio mito di quando ero bambina. Mi sono spartito, va benissimo, con piacere. E poi un altro compositore che si chiama Alessandro Tetragoni, che scrive però sempre musica neoromantica, perché insomma io con la musica più moderna mi deve piacere comunque la musica, altrimenti preferisco di no, ecco. Quindi siccome sono una romantica nata, quando si avvicina a quel genere diciamo che sono abbastanza... Però a proposito di Remo, quando ti chiama il telefono devi stare tipo col telefono così, perché il volume... tipo lui che ha un telefono un po' all'antica, è proprio molto all'antica, non è smart con le attrezzature tecnologiche, ma è una persona, una grande persona, molto, molto ricca di idee, di passione, veramente. Molto coinvolgente, tra l'altro. Sì, hai ragione. Con i grandi, con tutti. A me ogni volta che mi vede mi fa sempre questa battuta, che probabilmente ogni volta si scorda che me la fa sempre, però io rido sempre perché mi fa ridere come la dice lui, e dice: Christian, da quanto tempo non ci vediamo, fatti vedere più spesso, ma da uno bravo davvero. Fatti vedere bene, ma uno specialista.
Quindi, e il CD, scusami, dove possiamo trovarlo? E allora io anche in questo caso l'ho autoprodotto, quindi lo potete trovare sul mio sito e io lo spedisco direttamente a casa delle persone che lo acquistano. E quindi sul mio sito ci sono tutte le informazioni, quindi basta guardare anche per scoprirlo un po' di più. Ecco, sì, sul mio sito che hai detto prima, ireneveneziano.com. Perfetto, Irene, grazie mille per il tuo tempo preziosissimo. È stato un piacere. E niente, poi appunto questa intervista, se vorrai riascoltarla, la troverai sul mio canale. E grazie ancora di tutto, e noi ci vediamo, spero presto, quando finirà tutto questo. Speriamo un po' per tutto che la cosa torni presto alla normalità, che tutto quanto torni alla normalità. Va bene, grazie mille Okay. per avermi contattato e a presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao a tutti.